Siate i benvenuti, carissimi fedeli, venuti così numerosi per celebrare il Natale dell'anno 2018 nella nostra chiesa parrocchiale, che è simbolo di unità e di fraternità. Il centro della parola evangelica che abbiamo ascoltato in questa notte è questo. Vi annuncio una grande gioia. Oggi nella città di Davide vi è nato un Salvatore che è il Cristo Signore. Vi è nato un Salvatore, ma ancora ha valore questo annuncio per noi, un Salvatore. Ma ha ancora valore e significato un Salvatore per l'uomo del terzo millennio. È ancora necessario un Salvatore per l'uomo che ha raggiunto la Luna e Marte e si dispone a conquistare l'universo, per l'uomo che esplora senza limiti i segreti della natura e riesce a decifrare persino i codici meravigliosi del genoma umano. Ha bisogno di un Salvatore, l'uomo che ha inventato la comunicazione interattiva, che naviga nell'oceano virtuale di Internet e grazie alle più moderne e avanzate tecnologie massmediali ha ormai reso la Terra, questa grande casa comune, un piccolo villaggio globale. L'uomo che si presenta come sicuro ed autosufficiente artefice del proprio destino, fabbricatore entusiasta di successi indiscussi. Quest'uomo del secolo XXI ha ancora bisogno di un Salvatore? Sembra che non ne abbia più bisogno, ma così non è. Si muore ancora di fame e di sete, di malattia e di povertà, questo tempo di abbondanza e di consumismo sfrenato. C'è ancora chi è schiavo, sfruttato e offeso nella sua dignità, chi è vittima dell'odio razziale e religioso ed è impedito da intolleranze e discriminazioni, da ingerenze politiche e coercizioni fisiche o morali nella libertà della propria fede. C'è chi vede il proprio corpo e quello dei propri cari, specialmente i bambini, martoriato dall'uso delle armi, dal terrorismo e da ogni genere di violenza, in un'epoca in cui tutti invocano e proclamano il progresso, la solidarietà e la pace per tutti. E che dire di chi è privo di speranza ed è costretto a lasciare la propria casa e la propria patria per cercare altrove condizioni di vita degne dell'uomo? Che cosa fare per aiutare chi è ingannato da facili profeti di felicità, chi è fragile nelle relazioni ed è incapace di assumere stabili responsabilità per il proprio presente e per il proprio futuro? Per chi si trova a camminare nel tunnel della solitudine e finisce spesso schiavo dell'alcol, della droga o del gioco d'azzardo, che anche nel nostro paese è una piaga dolorosissima. Che pensare di chi sceglie la morte credendo di inneggiare la vita? Sembra che l'umanità, anche quella di casa nostra, anche quella del nostro paese, non abbia più bisogno di un Salvatore. Che dire però delle famiglie che continuamente si disgregano perché l'amore è stato ridotto ad emozione e non ha più la robustezza di un coinvolgimento definitivo, oblativo, generoso? O di quelle coppie che mettono su casa nell'incertezza, titubanti per anni nell'integrare la giusta quota di rischio
basata su un coinvolgimento che come adulti comprenda anche la dimensione istituzionale, civile ed ecclesiale del matrimonio. O che dire di quei genitori che pur generosi hanno smarrito ogni gerarchia di valori per i quali tutto è sullo stesso piano e perciò quando si tratta di scegliere tra i vari impegni non sono più in grado di far cadere la scelta sui più importanti. O di quei papà e di quelle mamme che pur avendo scelto di far battezzare i propri figli hanno completamente abdicato al loro dovere naturale di educarli alla fede, sicché la trasmissione della fede stessa rischia di interrompersi, con la conseguenza che questi bambini e questi ragazzi neppure sanno più che esiste un Salvatore. O che dire di quei giovani che hanno perso ogni baricentro, che vivono senza ideali, accontentandosi di obiettivi di piccolo cabotaggio, ripiegati su se stessi, incapaci di mettersi al servizio in maniera costante e generosa, o di quelli che lavorano durante la settimana per avere i soldi da spendere nel fine settimana nella trasgressione, o di quegli adolescenti e preadolescenti, ragazzi delle medie, che stanno già consumando la loro vita dietro la droga, nella promiscuità sessuale, nel turpiloquio, nell'abitudine corrosiva al pensiero negativo, nel pericoloso approccio al mondo dell'occulto e delle sette, al disimpegno e alla falsità. Come non sentire che proprio dal fondo di questa umanità, gaudente e disperata, si leva un'invocazione straziante di aiuto? È Natale. Oggi entra nel mondo la luce vera, quella che illumina ogni uomo. Il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi, proclama l'Evangelista Giovanni. Oggi, proprio oggi, Cristo viene nuovamente tra la sua gente e a chi l'accoglie dà il potere di diventare figlio di Dio. Offre cioè l'opportunità di vedere la gloria divina e di condividere la gioia dell'amore che a Betlemme si è fatto carne per noi. Oggi, anche oggi, il nostro Salvatore è nato nel mondo perché sa che abbiamo bisogno di Lui. Malgrado le tante forme di progresso, l'essere umano è rimasto quello di sempre. Una libertà tesa tra bene e male, tra vita e morte. È proprio lì, cari fratelli e sorelle, nel suo intimo, in quello che la Bibbia chiama il cuore, che l'uomo ha sempre necessità di essere salvato. E nell'attuale epoca postmoderna ha forse ancora più bisogno di un Salvatore, perché più complessa è diventata la società in cui vive e più insidiose sono fatte le minacce per la sua integrità personale e morale. Chi può difenderlo se non colui che lo ama al punto da sacrificare se stesso sulla croce? Il nostro Salvatore, questa è la nostra speranza, questo è l'annuncio che la Chiesa fa risuonare anche nell'odierno Natale. Con l'incarnazione, come ci ricorda il Concilio, il Figlio di Dio si è unito in certo modo ad ogni uomo. Perciò il Natale del capo, cioè di Cristo, è anche il Natale del corpo, cioè della Chiesa. A Betlemme è nato il popolo cristiano, corpo mistico di Cristo, nel quale ogni membro, noi, è intimamente unito all'altro, in una totale solidarietà. Il nostro Salvatore è nato per tutti. Dobbiamo proclamarlo non solo con le parole, ma anche con l'intera nostra vita, dando al mondo la testimonianza di una comunità, sì, una comunità parrocchiale, unita e aperta, nella quale regnano la fraternità e il perdono, l'accoglienza.
l'accoglienza e il servizio reciproco, la verità, la giustizia e l'amore. Comunità salvata da Cristo, questa è la vera natura della Chiesa, che si nutre della sua parola e del suo corpo eucaristico. Solo riscoprendo il dono ricevuto, la Chiesa, e quindi anche la nostra comunità parrocchiale, può testimoniare a tutti Cristo Salvatore. Lo fa con entusiasmo e passione, nel pieno rispetto di ogni tradizione culturale e religiosa. Lo fa con gioia, sapendo che colui che annuncia non toglie nulla di ciò che è autenticamente umano, ma lo porta al suo compimento. Cristo viene a distruggere solamente il male, viene a distruggere solamente il peccato, il resto, tutto il resto, lo eleva e lo perfeziona. Cristo non ci salva dalla nostra umanità, ma ci salva attraverso la nostra umanità. Non ci salva dal mondo, ma è venuto nel mondo perché il mondo si salvi per mezzo di lui. Voglio concludere facendo mie e chiedendovi di fare vostre le parole che Giovanni Papini, ateo militante, convertito clamorosamente alla fede nel 1921, scrisse nello stesso anno della sua conversione, al termine della sua storia di Cristo. Queste sono le sue parole. Gesù, sei ancora ogni giorno in mezzo a noi e sarai con noi per sempre. Noi abbiamo bisogno di te solo e di nessun altro. Tu solamente che ci ami, puoi sentire per noi tutti che soffriamo la pietà che ciascuno di noi sente per se stesso. Tu solo puoi sentire quanto è grande, immisurabilmente grande, il bisogno che c'è di te in questo mondo, in questa ora del mondo. Tutti hanno bisogno di te, anche quelli che non lo sanno, e quelli che non lo sanno assai più di quelli che lo sanno. Chi ricerca la bellezza nel mondo cerca senza accorgersene te, che sei la bellezza intera e perfetta. Chi persegue nei pensieri la verità desidera senza volere te, che sei l'unica verità degna di essere saputa. E chi s'affanna dietro la pace cerca te, pace dove possono riposare i cuori più inquieti. Essi ti chiamano senza sapere che ti chiamano, e il loro grido è inesprimibilmente più doloroso del nostro. La grande esperienza volge alla fine. Gli uomini, allontanandosi dall'Evangelo, hanno trovato la desolazione e la morte. Più di una promessa ed una minaccia si è avverata. Ora non abbiamo noi disperati che la speranza di un tuo ritorno. Noi, gli ultimi, ti aspettiamo. Ti aspetteremo ogni giorno, a dispetto della nostra indegnità e di ogni impossibile. E tutto l'amore che potremo torchiare dai nostri cuori devastati sarà per te crocifisso. Che fosti tormentato per amor nostro. E ora ci tormenti con tutta la potenza del tuo implacabile